Tactix, oggi vi presento un nuovissimo arrivo. Parliamo di Volkswagen Taigo, 1095 cavalli, naturalmente benzina, parliamo di un 3 cilindri turbo, allestimento Life. Spicca senz'altro questo colore di principale pastello sul bianco sporco. Per quanto riguarda lo stemma del marchio della casa madre tedesca, spicca al centro della calandra, che invece dà questo effetto differito con la laccatura nera interna, sensori di parcheggio e la nostra barra cromata che va a riprendere invece il paraurti anteriore. Per quanto riguarda le gomme, parliamo di un set gomme con cerchio in lega naturalmente bicolor, nero laccato con la nostra cromatura, montato su un set di cerchi da 16. Per quanto riguarda la fiancata, ritroviamo tutte le nostre linee di tensione principali, sia nella parte superiore che va ad abbracciare le nostre maniglie, sia nella parte inferiore del battitacco. Cristalli imbruniti posteriormente che andremo a ritrovare anche sul nostro lunotto posteriore. Lunotto posteriore molto inclinato, da questa forma sicuramente estetica molto importante, dove andiamo a riabbracciare il nostro gruppo ottico posteriore, che è un tutt'uno con il posteriore stesso. Lettering del nostro modello direttamente al di sotto della nostra targa e sensori di parcheggio che ci agevoleranno nella manovra. Andiamo a scoprire il nostro bagagliaio. Parliamo di una vettura con 438 litri di capienza, con la panca posteriore rialzata come in questo caso, che arriva fino a 1222 abbattendola. Abbiamo sempre la frazionabilità 2 terzi e 1 terzo, luce di servizio in questo caso sulla destra e la nostra cappelliera estraibile. Il nostro pianale è un pianale rigido, naturalmente, dove al di sotto possiamo ritrovare il nostro rotino di scorta. Andiamo ora a scoprire gli interni. Interni posteriori molto semplici, sicuramente molto confortevoli a livello di tatto e anche a livello di avvolgimento. Parliamo di tessuto che va a riprendere diverse trame per dare questo effetto tridimensionale, ganci Isofix sulle due nostre sedute laterali, doppio ingresso per ricaricare i nostri cellulari e le tasche per quanto riguarda invece tutte e due le sedute. Troveremo anche in dotazione un comodissimo set di tappetini in gomma, sempre utili, e luci di servizio in questo caso anche posteriori. Scopriamo gli interni anteriori. Questa vettura ha percorso poco più di 13.000 km, ritroviamo naturalmente associata ad un cambio manuale a 5 marce con la retro in avanti. Lateralmente avremo la deselezione per quanto riguarda lo start and stop e i nostri sensori di parcheggio posteriori, freno di stazionamento manuale, il nostro 12 volt, diversi i vani, porta bibite e porta oggetti. Bracciolino centrale molto comodo, naturalmente in tessuto. Per quanto riguarda invece la gestione climatizzatore, sarà tutta digitale, direttamente da queste comodissime, diciamo, striscioline che troviamo sovraimpressate nella nostra laccatura del cruscotto. Pad interattivo dove potremo gestire tutti i nostri comandi vocali, le nostre connessioni cellulari e via dicendo, invece molto a portata di mano. Naturalmente questa plancia è leggermente direzionata verso il lato guida per poter agevolare anche la gestione. Gestione che troviamo incombaciata naturalmente col nostro volante, dove nella parte di destra avremo la regolazione delle nostre chiamate e il viva voce, mentre nella parte di sinistra il nostro limitatore cruise control adattativo. Facciamo focus anche sul materiale perché naturalmente è molto interessante, naturalmente plancia molto morbida per quanto riguarda la pelle principale, ma soprattutto questo dettaglio specchiato che è molto interessante, dà questo effetto molto bello, diciamo, all'intera visione del cruscotto. Luci per quanto riguarda invece i sensori automatici e fendinebbia anteriori e posteriori. Parliamo di una vettura immatricolata a marzo 2022 che consuma circa 5.9 litri ogni 100 km su circuito misto. Vieni a scoprirla sul nostro sito ratix.com insieme a tutte le altre nostre offerte.